talvolta duro, caro Michail. Avere sulla pelle quest'aria piena di sensualità che ci incita alla felicità in questo paese del lauro e dei fiori d'arancio. Invece sentirsi costretti, sentirmi costretto a vivere. Ma racconterò a voce i dettagli del mio viaggio. Molte avventure, ma una noia terribile nonostante Polina. Anche la felicità mi pesa, perché sono separato da tutti quelli che ho amato finora e per i quali molte volte ho sofferto. Stato alla finestra a guardare la gente che passava. Perché non mi dici niente? Perché non mi interessa niente quello che hai fatto. Ah, Polina, tu prendi tutto troppo sul serio. Anche il nostro rapporto. Sembra che tutto sia fondamentale, che tutto sia da considerare con rigore e severità e con la più precisa ponderazione. Se faccio così è perché ora c'è una ragione. Una ragione che prima non c'era. O meglio, che non avevo bisogno di esprimere. Ah, ora c'è una ragione. Una ragione che prima mancava. Sembra la valutazione di un chimico che pesa e soppesa. Tu pesi e soppesi tutto. È perché sei con me che sei così seria, così severa. Perché siamo rimasti senza soldi? No. Perché sei pentita del viaggio? No. Allora lo fai solo per tormentarmi. Il tuo è un capriccio. Lo sai che... non si può torturare un uomo troppo a lungo. Ma quest'uomo non insisterà più. Perché dici questo? Perché c'è una ragione. Una ragione fondamentale. Una ragione che mi spaventa. Salvador. Non sento nulla per quell'uomo, perché è troppo vuoto. Non spero niente. Non ho niente da sperare. Questo non conta, però. La ragione. Con la ragione si nega tutto. Ma ciò non toglie che... La nostra cara Polina. Hai visto che tempo meraviglioso c'è oggi a Roma? Faremo una passeggiata, eh? Allora, mia cara. Oh, ma che stupendo abito luminoso abbiamo oggi. Peccato che sia molto meno luminoso del sole di Roma. Certo, a Pietroburgo sarebbe un'altra cosa. Là il sole saresti tu. Hm? Invece qui. Dunque, ci rintaneremo in luoghi oscuri dove potrai risplendere.
E ce ne andremo lungo i viali, ci vestiremo da spagnoli, con la frusta e gli stivali. Canteremo la gioia della vita e tutto il mondo ci invidierà. Sei antipatico. Perché? Cosa ha fatto? Che cosa hai fatto? A Parigi e a Torino eri diverso. Perché sei così allegro? Dispettosamente allegro. Non mi sento bene, Pauline. Analizzo ogni cosa come se fosse un dovere, come se avessi una lezione da imparare. Pensavo di distrarti. Hai fatto molto per me, davvero. Mi hai reso contenta. No. Tu non sei contenta. Tu parti per le isole spagnole. Tu vai da lui. E tutto il mondo ti invidierà. Che freddo che faceva nella Cappella Sistina. Hai visto quelle braccia? Hai visto le torsioni di quelle braccia? Ma quello che mi affascina di più è il progetto. Tutta la Cappella Sistina è nel suo progetto. Ma che freddo che mi è entrato perfino nelle ossa. Hai visto? Ma quale orrore essere portata alla vita umana. Quello che loro chiamano donazione è già presente qui, sulla Terra. Mi sembra che sulla Terra sia molto peggio, in Siberia. Sì. Certo, in Siberia. Tiralo avanti, più forte, dai! Più forte, picchialo! Picchialo, dai! Fagli sentire la pelle, dai! Più forte! Più forte, dai! Più forte! Dai, buttalo giù! Dai, buttalo giù! Picchialo! No! Più forte! Dai, più forte! Più forte! Più forte! No! Ricordo la mia prima mattina in carcere. Al corpo di guardia, presso il portone della fortezza, il tamburo batté la sveglia. E scesero dai loro tavolacci a lasciar la luce ad una candela di sego, tremando dal freddo. E più erano immusoniti e silenziosi dal sonno. Sbadigliavano. Alcuni si fecero il segno della croce. L'afare spaventosa. Un soffio di pura aria gelida e invernale irruppe nella stanzone. I forzati si affollarono subito intorno al secchio pieno d'acqua. Tu, spostati! Con l'unico mestolo prendevano l'acqua in bocca e poi la sputavano nel cavo delle mani, lavandosi con essa il viso. Subito cominciarono a bisticciarsi, senza motivo, senza cattiveria, senza meraviglia, come se si trattasse d'un fatto quotidiano, d'un rito, di una necessità del risveglio.
questo posto in mezzo a fedenti come te. Sì, migliaia di rubli. Che li procurava tua moglie in certe case. Mia moglie era una santissima donna. Io ho sempre stimato più di chiunque altro. Ah, però... peccato che tu l'abbia uccisa, era così santa donna. Ehi, tu, lascia stare la mia acquavite. Oh, hai cambiato vestito stamane, che lungo. Mi scuserete se mi sono messo a filosofare, ma ho 40 anni di sottosuolo. Sono malato. Sono un uomo malvagio, un essere odioso. Penso di avere il fegato malato. Del resto, non so proprio nulla della mia malattia. Prima facevo l'impiegato, ma ora non lo faccio più. Ero un cattivo impiegato. Ero sgarbato e questo mi faceva piacere. Dato che accettavo mance, bisognava pure che mi ripagassi in qualche modo. È una battuta di spirito e di cattivo gusto, lo so, ma non la cancello. L'ho scritta pensando che fosse qualcosa di spiritoso, ma ora vedo che avevo solo l'intenzione di darmi delle ali. E non la cancello a bella posta. Quando si avvicinava qualcuno al tavolo in cui sedevo per avere informazioni, io digrignavo i denti e provavo un immenso piacere se mi riusciva di offendere qualcuno. Io non solo non sono riuscito a diventare malvagio, ma niente. Niente del tutto sono riuscito a diventare. Furfante, né onesto, né cattivo, né buono, né eroe, né insetto. E ora mi sono ritirato nel mio angolo. E mi sostengo col pensiero inutile e maligno che un uomo intelligente non può proprio diventare nessuno. E che solo gli stupidi possono diventare qualche cosa. Fredia, ti prego, calmati. Sono qui con te. Stamattina portavano una bara. E ci è mancato poco che non piombasse a terra. Cosa dici? Calmati. Ritorna in te. Polina. Polina. Oh,
Sono il più sudicio, il più ridicolo, il più schifoso, il più stupido, il più invidioso dei vermi che strisciano sulla terra. Noi sentiamo il peso di essere uomini. Uomini con un vero e proprio corpo e un proprio sangue. Consideriamo ciò una vergogna. Ce ne vergogniamo perché vorremmo essere chissà che tipo di uomo astratto. Noi siamo nati morti. E già da molto tempo nasciamo da padri che non sono vivi. E questo ci piace. Ci piace sempre di più. Paulina. Presto vorremmo nascere. Paulina. Da un'idea. Dove sei? Ma basta, non voglio più scrivere. Del sottosuolo. Come si è vestito? Che gusto orrendo. Crede di essere un giovanotto. Ma dove va? A ballare, forse? Ma perché non dici niente? Parla. Avanti, parla. Che almeno quando parli ritrovi in te l'intelligenza e il genio che avevi e che sembra che tu abbia completamente perduto. E poi guarda come ti sei vestito. Cosa c'entra adesso come sono vestito? Vestito. Certo, avrei potuto evitare questo vestito. Parla, mi dice. E come faccio a parlare se questo vestito che ho addosso mi inibisce? Dice che le do fastidio. Ha ragione. Avrei dovuto o potuto evitare questo vestito da giovanotto. E che lei è così bella. Fedia. Fedia, che hai? Fedia, non farti venire una crisi. Fedia, mi senti? Ascoltami. Alzati e passeggia con me. No, non temere, Paulina Dorata. Non temere. Non sono un epilettico io. Anzi, sì, lo sono. Certo che lo sono, ma non ora. Ora non mi viene la crisi. Magari mi venisse. No, no, non dico per te, Paulina. Non voglio contrariarti. Ma lo sai, te l'ho già raccontato, che poco prima di una crisi epilettica io sento una felicità impossibile da conoscere nello stato normale. Sento che sono in completa armonia con me e con il mondo. Sai, Paulina, queste sensazioni sono così forti, così soavi, che per pochi secondi di una tale felicità potrei dare 10 anni della mia vita. Tutta la mia vita, Paulina. Dobbiamo tornare in albergo. Forse è già tardi. Non è tardi. Calmati. Dove sei stato tutto questo tempo? Stavi lì senza parlare ed eri completamente assente. Sai che questa notte ho sognato mio padre. Tuo padre? Sì. Sì, ho sognato mio padre. Porta male questo sogno. E perché poi dovrebbe portare sfortuna il fatto di sognare il proprio padre? Io lo sogno spesso. Ma tu non sai però com'è morto mio padre. Nessuno lo sa bene. Ma io sì, io lo so. Una morte terribile. Avevo quasi 18 anni quando lo venne a sapere a Mosca. Non puoi immaginare lo strazio, Paulina. Il mio strazio. Quando venne a sapere della sua morte. Perché proprio pochi giorni prima gli avevo mandato una lettera molto irritata, chiedendogli dei soldi che non mi aveva mandato.
certo sono coincidenze, ma nella mente di un uomo resta sempre un senso di colpa. Anche se quando è successo eravamo lontani. Me mancano tre. Dove sono? Perché mancano? Sono malati, signore. Canaglie, li farò guarire io. E subito, con questo, andremo a cercarli. E vedranno se sono malati, come guariranno presto. Vai! Ah, ah. Ah. Via, via! Più corta! Perché non siete alla corvetta? Siamo stanchi. Canaglie, fermatevi! Vi frusterò a sangue! Carogne! Dove andate? Dove andate? Venite fuori! Vi porterò sangue! Allora, ah, avete paura? Forza! Dai, adesso non ci scappi, porco! Tenetelo bene! Tenetelo, che io prendo la... Carogne! Adesso pagherai tutto! Carogne! Tutte le carognate! Tutte le carognate! Ecco la vodka! Apri la bocca! Bevi! Bevi! Pagherei anche per tutte le ragazzine che hai seduto! Carogne! Tieni aperto quella boccaccia. Tieni aperta. Bevi, bevi. Ti è sempre piaciuta la vodka, eh? Questo è anche per mia figlia. Marco. Premi bene, premi bene. Premi. Spingi, spingi, spingi. Male. Chissà se mi porterà male aver sognato mio padre. Che morte terribile. Michele e io ne soffrimmo molto. Un padre è sempre un padre. E un farabutto resta un farabutto, anche se padre. O forse anche peggio. Oggi sono ancora di più tuo schiavo. Chiedimi quello che vuoi. Sono il tuo schiavo. E tu non puoi offenderti. Lo schiavo è troppo inferiore per offendere il padrone, anche se volesse non ci riuscirebbe. È troppo in basso.
salire così in alto. La mia padrona sei tu. Lo sai. Non ti voglio. Hai capito? Non ti voglio. Ma perché? Tu non rispetti i patti. Che cosa avevi detto a Parigi? I patti? Ma quali patti? Sì, sì, certo, io t'avevo detto che sarei stato per te un fratello, ma il patto l'abbiamo infranto tutte e due insieme, e non solo una volta. Tu avevi fatto una promessa, e se a me qualche volta è piaciuto di sollevarti dalla promessa, sono affari miei. Tu sei legata alla promessa, io no. Il tuo modo d'agire è umiliante per me. Non capisco come riesco a sopportarlo. Sono affari tuoi. In questi momenti mi sento veramente tuo schiavo, ma non come ti dicevo prima. Non schiavo di te, tua proprietà, ma uno schiavo caduto in disgrazia, che non può nemmeno gustare la felicità che gli viene dalla consapevolezza di poter servire. Non ho bisogno di nessuno che mi serva. E poi smettila con questa storia dello schiavo. Lo vedi? Ora mi ridai coraggio. Perché se mi rifiuti come schiavo, mi stimoli. Mi spingi a lottare, a combattere per essere accettato, finché non ti costringerò a volermi con te. E allora se sei mio schiavo, smettila di parlare e vattene via. Vattene! Hai finito di umiliarmi! Fai attenzione. Un russo non si dà mai per vinto. E allora cosa intendi fare? Torni a Pietroburgo? Non lo so. Mia moglie Masha è a Vladimir. Forse andrò lì. Anzi, credo proprio che ci andrò. Da tua moglie. Anche da malata mi intralcia. Ma forse ho danneggiato più te che me. Ah, certo che se riuscissi a vincere di nuovo come a Wiesbaden potrei risolvere molte cose. Sai qual è la verità? Io sono uno scrittore proletario. Tu ridi, eh? Invece è la verità. Sono uno scrittore proletario. Io sono il primo a maledire questa situazione, ma non credo che potrò mai uscirne. O forse sì. Potrei uscirne, certo, potrei uscirne. Se riuscirò a trovare la calma e la freddezza necessarie per sconfiggere la brutalità e la rozzezza del caso. Peraltro il mio sistema è sicuro, Polia. Io devo soltanto non farmi prendere dal gioco. Allora non andrai a Mosca. E dove andrai? A Wiesbaden? A Baden-Baden? A Homburg? In fondo hai ragione. Non andrò a Mosca. Andrò a Homburg. Basta controllare i propri intimi moti d'animo. Basta guardare la roulette come una macchina glaciale che non può dare né passione, né sofferenza, né delusioni. Allora non andrai a Mosca. E dove andrai? A Wiesbaden? A Baden-Baden? A Homburg. In fondo hai ragione. Non andrò a Mosca. Andrò a Homburg. Basta controllare i propri intimi moti d'animo. Basta guardare la roulette come una macchina glaciale che non può dare né passione, né sofferenza, né delusioni. Sì, sì, andrò a Homburg. Oppure a Wiesbaden, fa lo stesso. Oppure a Baden-Baden, fa lo stesso. Io andrò a Parigi. Homburg, finalmente eccomi arrivato. Non posso perdere. Al confronto di questi nobilastri che fingono di giocare solo per il gusto del gioco, al
confronto di quei disperati che possono soltanto vincere o suicidarsi, al confronto di questi, io ho la superiorità della mia passione, ma non mi farò trascinare da questa. Ma la passione serve, ci deve essere, altrimenti tutto diventa un puro commercio. Invece con la passione e la capacità di controllarla, io non posso perdere. Come a Wiesbaden. Farò come a Wiesbaden. Ho applicato la mia regola ed ho vinto. Il giorno dopo l'ho voluto abbandonare ed ho perso. Ma poi sono ritornato alla mia regola e ho vinto di nuovo. La mia regola. Fermezza e carattere. Non lasciarsi trascinare. Eccomi finalmente. Ancora pochi passi. Entro da vincitore. Ma attento però, sta attento. Appena entrato non mi butto subito nel gioco. Prima osservo un poco per ritrovare il ritmo e l'atmosfera di quando ho vinto. È importante la coscienza di vincere. Ti dà una calma superiore. La calma necessaria a superare i momenti critici. Perché sempre ci sono momenti difficili. Quello che conta è di accorgersene e di controllarli in tempo. E la calma ti permette questo. 14, rouge, Berrymont. Rouge a gagner, messieurs dames. Le rouge a gagner. Oui, madame, vous avez gagné l'emplein. On va vous payer tout de suite, madame. Voilà pour vous, madame. Merci pour les emplois. Et je continue. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Madame, la manque à gagner. Faites vos jeux. Attention. Marquez les jeux. On peut faire à la table, mesdames et messieurs. On peut faire encore. Attention. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Rendez, rouge, père et passe. Le rouge a gagné. Le rouge a gagné. Le rouge a gagné. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux. Faites vos jeux à la table. On peut faire. Faire encore. Les jeux sont faits. Rien va plus. 11. 20. Un paire et manque. Un paire et manque. Le noir a encore gagné. 11. Noir, un paire et manque. Merci, monsieur. Merci pour les emplois. Faites vos jeux, monsieur, dame. Faites vos jeux. Faites encore. Attention. Attention, les jeux sont faits. Rien ne va plus. Attention. 11. Noir. Comme nero. Impair et mort. Le noir a gagné, mesdames et messieurs. Oui, le noir a encore gagné. Mesdames et messieurs, faites vos jeux à la table. Fratello caro, sto cercando di aprire una nuova rivista. C'è bisogno di te qui. Inoltre la tesi di tua moglie si aggrava sempre di più. Che fare? Rosso! Faites vos jeux, messieurs dames. Messieurs dames, faites vos jeux. Marquez, marquez encore. Attention, rien ne va plus. 28, noir, vert et passe. 28, noir, vert et passe. Allons, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Vous pouvez miser. Allons-y. Faites vos jeux. Marquez les jeux à table. Marquez vos jeux. Rien ne va plus. 6. Noir. Vert manque. Et noir a gagné encore. Les jeux sont faits. Rien ne va plus.
bois, rouge, un père et moi. Altro che un mezzo per i propri fini. Ma Alexei Ivanovich non è un uomo qualunque. È preso dal gioco della roulette. È la prima volta che gioca la roulette. Ma ne è completamente travolto. Lui è un russo. E quindi tutti i suoi succhi vitali, le sue forze, le sue turbolenze, il suo ardire, tutto fa capo alla roulette. In questa sala da gioco che tenterà la propria fortuna. Lui, un semplice istitutore, al seguito del generale che aspetta con ansia la morte della nonna per ereditare i milioni e pagare i debiti. Ma lui ama contemporaneamente Polina e si divide tra la roulette e Polina. Si getterebbe giù dallo Schlangenberg per lei, ma è pronto a dimenticarla ogni volta che si trova davanti al tavolo della roulette. Roulettenburg. Ecco come si chiama questo luogo. Roulettenburg. Ed ecco là. Sì, sì, proprio là. Nel più grande albergo di Roulettenburg arriva come una regina, la nonna del generale. Quella che tutti credevano sul punto di morire. Una vera russa. Irruente e passionale. Eccola che arriva portata su una poltrona perché non può camminare, con tutti i suoi voluminosi bagagli. Alexei Ivanovich! Ma chi mi chiama? Alexei là, Ivanovich! Quell'anziana signora. Non capisco, non capisco proprio. È la nonna di cui tutti aspettavano la notizia della morte. Ah, su via, Baciuska. Perché ti sei piantato davanti a me con gli occhi sgranati? Non mi saluti? O non vuoi perché ti sei insuperbito? O forse non mi riconosci? Oh, oh, senti, Patapich, senti, non mi riconosce. Mi hanno sotterrata. Mandavano telegramma dopo telegramma. È morta o non è morta? Io so tutto. E come vedi, sono ben viva. Di grazie, Antonida Vassilovna. Perché dovrei desiderare il vostro male? Sono soltanto meravigliato. E come non meravigliarsi così all'improvviso? E che cosa ti meraviglia? Mi sono messa in treno e sono partita. Nella carrozza si stava comodi. Niente scosse. Su, su, andiamo. Ehi tu, Patapich. Dia questo balordo al Keller. Che mi assegnino un appartamento molto comodo, bello, non in alto. E portaci su i bagagli. Tu. Oh, andiamo dal generale. Rifilato nel loro appartamento. Via, via, presto. Razza di schiavi. Mi interessa straordinariamente. Ci sarà da divertirsi. Tutto. Ho perso tutto.
perso tutto. Non ho nemmeno i soldi per pagare l'albergo e per il viaggio di ritorno. Ti prego, aiutami. Questa che sia spedita subito, eh? Subito. Sì, sì. È urgentissima. Subito. Urgentissima, mi raccomando. Non aspettate domani, eh? Normale. L'altro giorno il rosso è uscito per 15 volte di seguito. È lì che ho sbagliato. Dovevo puntare meno e aspettare l'uscita di questo maledetto rosso. A me bastava una vincita, anche piccola, e poi avrei vinto un mucchio di... una piccolissima vincita per cambiare la sorte. Ma ritenterò. Appena avrò dei soldi ritenterò e non farò più di questi errori. Perfino un qualunque polaccuccio gioca meglio di me. Un qualunque piccolo francese gioca meglio di me! È che non avevo lo slancio necessario. Forse avrei dovuto aspettare fino a domani e non precipitarmi subito a giocare appena arrivato. Ma mi sembrava la mia buona giornata. Lo giuro, la mia giornata fortunata. E adesso non ho più niente, proprio niente. Proprio niente di niente. Nemmeno in Siberia, quando giocavo, sono stato così senza niente. Ma lì almeno... lì non c'era l'albergo da pagare! E va bene, ecco, e va bene, ho perso tutto, va bene, ho scritto a Polina per chiederle dei soldi. E va bene. Alexei Ivanovich non perderà tutto. Ah, no. Anzi, non dovrà ricorrere a Polina perché gli mandi il denaro. Ah, no. Ah, no. Alexei Ivanovich non perde la roulette. No. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux. Et à la table. On peut faire encore. Et un peu plus. 23, rouge, un pair et passe. 23, rouge, un pair et passe. Alors, 10 000 au change pour monsieur. Bien, monsieur. Voilà. Faites vos jeux, mesdames, messieurs.
Dans un monsieur faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Dans un monsieur faites vos jeux. Vous pouvez marquer. On peut faire encore. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 28. Noir, paire et passe. 28. Noir, paire et passe. Noir. Le noir a gagné. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Il y a la table. Allons, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Marquez les jeux, s'il vous plaît. Faites vos jeux. On peut faire, monsieur. On peut faire encore. Oui, vous pouvez. Attention, rien ne va plus. 19, rouge, impair et passe. Voilà pour vous. La banque est sautée, mesdames et messieurs. Monsieur a gagné 30 000 florins. Ce monsieur, vous pouvez passer à l'autre étape. Allons-y, allez, vous pouvez prendre vos jeux. Allons-y, prenez place. Attention. Allora, Alexei Ivanovich ama Polina. E lei? Lei è venuta nella sua camera. No. Lui è andato a giocare con lei. No. Per lei. E lei lo aspetta nella sua camera. Nella sua camera. Che enormità, vero? Lei che l'aveva sempre trattato con distacco, con indifferenza e con disprezzo, come uno schiavo. Ma lui piaceva. Era stato proprio lui. Proprio lui. A proporsi a Polina come schiavo. Lei l'aspetta. E lui ritorna. È in preda a una tremenda e febbrile voluttà di vittoria. Ha vinto. Ha vinto 200.000 franchi. Un'enorme somma. Lei lo aspetta qui. Si sentono i passi rapidi nel corridoio. E lei l'aspetta. È proprio lì. Seduta sul letto. Ho vinto 200.000 franchi. Metto tutto nella valigia fino a domani. Polina. Ecco 25.000 fiorini. Corrispondono a 50.000 franchi, anche di più. Prendeteli e domani sbatteteglieli in faccia. Se volete posso andarci io, domattina presto. Va bene? Io non prenderò il vostro denaro. Come, che è questo? Polina, perché? Io non prendo denaro gratis. Ma io ve lo offro d'amico. Io vi offro la vita. Voi date molto. L'amante di Degrie non vale 50.000 franchi. Polina, come potete parlare così con me? Sono forse Degrie io. Io vi odio. Sì. Io non vi amo più di Degrie. Comprami. Comprami. Vuoi? Vuoi per 50.000 franchi come Degrie? Ha ha ha.
mi ami. Mi ami. Mio fedele, tu mi ami e mi amerai. Noi partiremo. Partiremo domani, sì. Alexei. Avanti. Dammi ora i miei 50.000 franchi. Polina, di nuovo. Hai già cambiato idea. O forse già ti rincresce. Oramai sono miei, no? È così? È così? Sono sempre stati tuoi. Ebbene, allora eccoti i tuoi 50.000 franchi. Herr Dostoevsky. Scusi, signore, ma sono due giorni che non esce e credevo... Sto benissimo, sì, sì, sto benissimo. Grazie, avete fatto bene. Caro Fedia, mi dispiace, ma è tutto quello che ho potuto raccogliere impegnando l'orologio con la catena d'oro. Spero che ti bastino per tornare in Russia. Polina, Polina, ci sei solo tu che... Grazie.
Vedi, ora finalmente non hai più le chiazze rosse. Vedi. Sulla tavola. Masha. Stesa sulla tavola. Masha. Stesa c'è. Sai, gli ultimi mesi di Masha sono stati terribili. Era tormentata dalle allucinazioni, divorata dalla tisi. Certamente la morte è stata per lei una rivelazione,
Pensa che certe volte si metteva a sussurrare i diavoli, io vedo i diavoli. E si calmava solo se il dottore apriva la finestra e faceva il gesto di scacciarli. E anch'io stavo male. Le crisi di epilessia e le emorroidi mi torturavano e mi impedivano di scrivere in quei rari momenti in cui Masha si addormentava. Perché quando era sveglia, povero me, mi torturava con discorsi assurdi, pieni di livore verso di me, verso il mondo. E quando non ero presente si scagliava contro la mia fotografia e si metteva a urlare: sì, tu sei un forzato, nient'altro che un forzato! Ma adesso ci sono i problemi della rivista e sono gravi. E non so come ce la faremo. Niente. Niente, ormai dobbiamo convenire che il numero degli abbonati è troppo basso. Siamo arrivati in ritardo. E anche questi pochi ormai non ci servono a niente. Beh, noi rinunceremo agli abbonamenti e usciremo lo stesso. Ci hanno fregati. L'hanno fatto apposta. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevano tutti. Prima ci hanno dato in ritardo il permesso di pubblicazione. E poi hanno inventato un mucchio di cavilli di censura per ritardare l'uscita del primo numero. Siamo dei sorvegliati politici, mio caro. Ma che sorvegliati politici? Il nostro programma è ben chiaro. Un preciso indirizzo russo e nazionale contro la civiltà vandalica dell'Occidente. Sostegno effettivo dello zar come capo della Chiesa russa e della nazione russa. Analisi e studio della tradizione quale base a una politica futura. E opposizione alle mode occidentali e tra queste al socialismo ateo. Eh già, la rivista ha già fatto un bel chiasso proprio per questo. La pubblicazione di Memorie del sottosuolo non ha lasciato indifferenti i socialisti. Sì, sì, ed ha anche aumentato le nostre vendite. La polemica è molto grossa. La gente vuole il tuo romanzo antisocialista. Io non l'ho scritto per aumentare le vendite. Ma no, non volevo dir questo, Fedia, lo sai benissimo. Constatavo solamente. No, no, da come l'hai detto non sembrava così. Comunque te l'ho già detto. È la cosa migliore che tu abbia scritto. Il tuo stile è questo. Dovresti scrivere sempre così. D'altronde, bisognava mostrare al mondo che cos'è veramente un russo. Un autentico russo, della maggioranza russa. I socialisti, con la loro idea della scienza, della matematica, le scienze esatte, il progresso civile, vorrebbero applicare la scienza all'uomo, alla sua coscienza. E se fossero loro a non tener conto dell'uomo, proprio loro, che vorrebbero liberarlo dalla schiavitù, dalla miseria, dalla povertà. E se l'uomo non vuole essere liberato, se l'uomo si compiace della propria abiezione, se non vuole privarsi del proprio egoismo, no, no, invece no, loro vogliono imporgli una vita più utile alla società, ma limitando la sua libertà. E in questo modo dimenticano come sia fatto l'individuo. E come la sua realtà sia spesso contraddittoria. Noi lo sappiamo come sia complessa e perfino confusa la libertà. Io ho messo solo in evidenza l'aspetto tragico del sottosuolo, di tutto il mondo dei reietti, le privazioni, le sofferenze, la coscienza dell'uomo del sottosuolo, dell'esistenza di una vita migliore, assieme all'impossibilità di raggiungerla e soprattutto la piena convinzione di quest'uomo di essere condannato all'infelicità senza che valga nemmeno la pena di riabilitarsi. Uvažajemi Fyodor Mikhailovich, voi avete scritto le memorie del sottosuolo, anche in polemica col romanzo che fa i Cernicheschi. Come conciliate la vostra attuale posizione con il vostro passato, che vi ha valso la deportazione in Siberia? Un'esperienza da cui è nato il vostro libro Le memorie di una casa dei morti, un libro così ricco di contenuto sociale. Non ho mai detto che Le memorie da una casa dei morti fosse un libro socialmente impegnato. Anzi, io giudico falsa questa affermazione. Si
Siete stati voi, invece, con un'interpretazione parziale, ad avere distorto il vero significato del mio libro. Perché sia in memoria da una casa dei morti, sia in memoria del sottosuolo, io ho soltanto descritto dei personaggi reali, russi, come noi. Personaggi visti, però, non con quel realismo utilitaristico e pedestre che piace tanto ai socialisti, ma con un realismo poetico e superiore, che eleva la creazione, portando le piccole e grandi vicissitudini su un piano universale, che le faccia riconoscere come proprie a tutti i lettori, che non sono per nulla una massa sociale, come pretendono i socialisti, ma una serie di individui, diversi l'uno dall'altro. Allora voi negate che l'arte possa farsi guidare da un'idea per rendersi utile al popolo? Io lo nego. Lo nego nel modo più assoluto. Sì, lo nego. Dunque voi aborrite anche dall'idea di scrivere un romanzo che presenti un'utilità per il popolo? La finalità dell'arte è sempre d'essere utile prima o poi, ma la sua utilità non può essere né programmata né prevista. Che ne sappiamo noi di quando potrà essere utile e a chi sarà utile il mio ultimo romanzo? Magari ci sarà fra 100 anni un giovane che lo leggerà e che ne sarà colpito e ne riceverà qualcosa di positivo per tutta la vita. Ed ecco allora che il mio romanzo sarà diventato utile. Non sarebbe meglio per uno scrittore usare del suo genio per rendersi utile al popolo oggi, anziché un ipotetico giovane lettore fra 100 anni? Penso che fra le tante cose che pretendono di controllare e programmare i socialisti ci sia appunto l'arte, ma questa non riusciranno a programmarla. Perché le sue leggi non si possono adattare a esigenze politiche. Ciò che voi propugnate, ossia la separazione dell'arte dal pensiero, trova conferma in voi stesso. Quando scrivete, esprimete dei profondi contenuti sociali. Quando parlate, manifestate il più vieto e vecchio conservatorismo. Quasi non vi rendiate conto, Fyodor Mikhailovich, dell'enorme importanza sociale della vostra opera. Mi sembra di aver già risposto a questo. Oh, scusate, Fyodor Mikhailovich, scusate. Pensavo di trovare Strakov. Ah, siete voi. Vi prego, sedetevi, sedetevi. Non mi disturbate affatto. Bene, bene. Se non sbaglio, siete stato a Parigi recentemente. Sì, infatti, ne sono tornato solo pochi giorni fa. È per questo che cercavo Strakov. Ah, lasciate perdere. Mi fa molto piacere parlarvi. Raccontatemi della città, di Parigi, della gente, dei giovani intellettuali che naturalmente avrete incontrato. Che dirvi? La città mi è piaciuta, sì. È interessante. No, lasciate stare la città. Parlatemi dei giovani, degli studenti, dei connazionali. Ne avrete incontrati, no? Sì. Sapete bene come sia di moda andare in Europa, visitare Parigi. Ditemi dei nostri connazionali. Ah, ecco sì. I giovani leggono tutti il Colloquio di Herzen e seguono attentamente ogni sintomo che si manifesti qui in Russia. Molti rientreranno presto. Ah, sapete chi ho conosciuto? Sono stato introdotto nel salotto della contessa Dalis de Tournemire. Una vera russa. E lì ho conosciuto anche Markevich. Trovo che siano due scrittrici molto dotate. Voi che ne dite? Forse, ma allora avrete conosciuto anche Apollinaria Suslova. Sapete, noi ogni tanto pubblichiamo i suoi articoli. So che è a Parigi adesso. Ma certo, ho conosciuto Apollinaria Suslova, certamente. È molto amica della contessa Salias e poi a Parigi tutti la conoscono. Sì, è da molto ormai che soggiorna a Parigi. Oh, ma non è solo questo il motivo della sua popolarità. No. Come mai è così nota? Ma semplicemente è una nichilista, frequenta i dibattiti, i corsi universitari e poi è una donna molto libera, intelligente, volitiva, una vera russa. Sì, Apollinaria Suslova è una vera russa. Parlatemi di lei. Che gente frequenta, che amici ha, se,
Se sta lavorando, scrive qualcosa. Forse sta lavorando intorno a un racconto. In quanto ad amici ne ha molti. Naturalmente è molto ammirata, corteggiata. E la cosa non sembra dispiacerle, anzi. Sembra decisa a collezionare esperienze. Bene, bene. Intendete dire che è una donna, insomma, libera, eh? Perché... Intendo dire che cambia spesso amante. Non vi ha mai parlato di me, della rivista e di me? No, mai. Talvolta duro, caro Michail, avere sulla pelle quest'aria piena di sensualità che ci incita alla felicità in questo paese del lauro e dei fiori d'arancio. Invece sentirsi costretti, sentirmi costretto a vivere. Ma racconterò a voce i dettagli del mio viaggio. Molte avventure, ma una noia terribile nonostante Polina. Anche la felicità mi pesa. Perché sono separato da tutti quelli che ho amato finora e per i quali molte volte ho sofferto. Thank you.
stato alla finestra a guardare la gente che passava. Perché non mi dici niente? Perché non mi interessa niente quello che hai fatto. Ah, Paulina, tu prendi tutto troppo sul serio. Anche il nostro rapporto. Sembra che tutto sia fondamentale, che tutto sia da considerare con rigore e severità e con la più precisa ponderazione. Se faccio così è perché ora c'è una ragione. Una ragione che prima non c'era. O meglio, che non avevo bisogno di esprimere. Ah, ora c'è una ragione. Una ragione che prima mancava. Sembra la valutazione di un chimico che pesa e soppesa. Tu pesi e soppesi tutto. È perché sei con me che sei così seria, così severa. Perché siamo rimasti senza soldi? No. Perché sei pentita del viaggio? No. Ah. Allora lo fai solo per tormentarmi. Il tuo è un capriccio. Lo sai che non si può torturare un uomo troppo a lungo. Ma quest'uomo non insisterà più. Perché dici questo? Perché c'è una ragione. Una ragione fondamentale. Una ragione che mi spaventa. Salvador. Ma allora, tu speri? Non sento nulla per quell'uomo, perché è troppo vuoto. Non spero niente. Non ho niente da sperare. Questo non conta però. La ragione. La ragione si nega tutto. Ma ciò non toglie che... Ecco la nostra cara Paulina. Hai visto che tempo meraviglioso c'è oggi a Roma? Faremo una passeggiata, eh? Bene, bene! Bravi! Male. Chissà se mi porterà male aver sognato mio padre. Che morte terribile. Michele e io ne soffrimmo molto. Un padre è sempre un padre. E un farabutto resta un farabutto, anche se padre. O forse anche peggio. Thank you.
impazzire. Sei bella, ti amo, ti amo. Vedi. Sei la mia vita, tutta la mia vita. Quando ti vedo così, che meraviglia. E la pazzia, la pazzia, la pazzia. Oggi sono ancora di più tuo schiavo, chiedimi quello che vuoi. Sono il tuo schiavo e tu non puoi offenderti. Lo schiavo è troppo inferiore per offendere il padrone, anche se volesse non ci riuscirebbe. È troppo in basso per salire così in alto. La mia padrona sei tu, lo sai. Non ti voglio, hai capito? Non ti voglio. Ma perché? Tu non rispetti i patti. Che cosa avevi detto a Parigi? I patti? Ma quali patti? Sì, sì, certo, io t'avevo detto che sarei stato per te un fratello, ma il patto l'abbiamo infranto tutte e due insieme, e non solo una volta. Tu avevi fatto una promessa, e se a me qualche volta è piaciuto di sollevarti dalla promessa, sono affari miei. Tu sei legata alla promessa, io no. Il tuo modo ad agire è umiliante per me. Non capisco come riesco a sopportarlo. Sono affari tuoi. In questi momenti mi sento veramente tuo schiavo, ma non come ti dicevo prima. Non schiavo di te, tua proprietà, ma uno schiavo caduto in disgrazia, che non può nemmeno gustare la felicità che gli viene dalla consapevolezza di poter servire. Non ho bisogno di nessuno che mi serva. E poi smettila con questa storia dello schiavo. Lo vedi? Ora mi ridai coraggio. Perché se mi rifiuti come schiavo, mi stimoli. Mi spingi a lottare, a combattere per essere accettato, finché non ti costringerò a volermi con te. E allora se sei mio schiavo, smettila di parlare e vattene via. Vattene! Hai finito di umiliarmi! Fai attenzione, un russo non si dà mai per vinto. E allora cosa intendi fare? Torni a Pietroburgo? Non lo so. Mia moglie Masha è a Vladimir. Forse andrò lì. Anzi, credo proprio che ci andrò. Da tua moglie? Anche da malata mi intralcia. Ma forse ho danneggiato più te che me. Ah, certo che se riuscissi a vincere di nuovo come a Wiesbaden potrei risolvere molte cose. Sai qual è la verità? Io sono uno scrittore proletario. Tu ridi, eh? Invece è la verità. Sono uno scrittore proletario. Io sono il primo a maledire questa situazione, ma non credo che potrò mai uscirne. O forse sì. Potrei uscirne, certo, potrei uscirne. Se riuscirò a trovare la calma e la freddezza necessarie per sconfiggere la brutalità e la rozzezza del caso. Peraltro il mio sistema è sicuro, Polia. Io devo soltanto non farmi prendere dal gioco. Allora non andrai a Mosca. E dove andrai? A Wiesbaden? Ma come sei vestito? Che gusto orrendo. Crede di essere un giovanotto. Ma dove va? A ballare, forse? Ma perché non dici niente? Parla. Avanti, parla. Che almeno quando parli ritrovi in te l'intelligenza e il genio che avevi e che sembra che tu abbia completamente perduto. E poi guarda come ti sei vestito. Cosa c'entra adesso come sono vestito? Vestito. Certo, avrei potuto evitare questo vestito. Parla, mi dice. E come faccio a parlare se questo vestito che ho addosso mi inibisce?
Dice che le do fastidio. Ha ragione. Avrei dovuto o potuto evitare questo vestito da giovanotto. E che lei è così bella. Fedia. Fedia, che hai? Fedia, non farti venire una crisi. Fedia, mi senti? Ascoltami. Alzati e passeggia con me. No, non temere, Polina Dorata. Non temere. Non sono un epilettico io. Anzi, sì, lo sono. Certo che lo sono, ma non ora. Ora non mi viene la crisi. Magari mi venisse. No, no, non dico per te, Polina. Non voglio contrariarti. Ma lo sai, te l'ho già raccontato, che poco prima di una crisi epilettica io sento una felicità impossibile da conoscere nello stato normale. Sento che sono in completa armonia con me e con il mondo. Sai, Polina, queste sensazioni sono così forti, così soavi, che per pochi secondi di una tale felicità potrei dare 10 anni della mia vita. Tutta la mia vita, Polina. Dobbiamo tornare in albergo. Forse è già tardi. Non è tardi. Calmati. Dove sei stato tutto questo tempo? Stavi lì senza parlare ed eri completamente assente. Sai che questa notte ho sognato mio padre. Tuo padre? Io ho sognato mio padre. Porta male questo sogno. E perché poi dovrebbe portare sfortuna il fatto di sognare il proprio padre? Io lo sogno spesso. Ma tu non sai però com'è morto mio padre. Nessuno lo sa bene. Ma io sì, io lo so. Una morte terribile. Avevo quasi 18 anni quando lo venne a sapere a Mosca. Non puoi immaginare lo strazio, Polina. Il mio strazio. Quando venne a sapere della sua morte. Perché proprio pochi giorni prima gli avevo mandato una lettera molto irritata, chiedendogli dei soldi che non mi aveva mandato. Sai, certo sono coincidenze, ma nella mente di un uomo resta sempre un senso di colpa. Anche se quando è successo eravamo lontani. Mancano tre. Dove sono? Perché mancano? Sono malati, signore. Canaglie, li farò guarire io. E subito, con questo. Andremo a cercarli e vedranno se sono malati come guariranno presto. Vai! Ah, ah. Ah. Via, via! Più corta! Perché non siete alla corvetta? Siamo stanchi. Canaglie, fermatevi! Vi frusterò a sangue! Carogne! Dove andate? Dove andate? Venite fuori! Vi porterò sangue! Allora, avete paura! Forza! Dai, adesso non ci scappi! Porco! Tenetelo bene! Tenetelo! Che io prendo là! Carogne! Adesso pagherai tutto! Carogne! Tutte le carognate! Ecco la vodka! Apri la bocca! Bevi! Bevi! Pagherei!
anche per tutte le ragazzine che hai seduto. Caro Olga, digli aperto quella boccaccia. Tieniela aperta. Bevi, bevi. Ti è sempre piaciuta la vodka, eh? Questo è anche per mia figlia. Premi bene. Allora, mia cara. Ma che stupendo abito luminoso abbiamo oggi. Peccato che sia molto meno luminoso del sole di Roma. Certo, a Pietroburgo sarebbe un'altra cosa. Là il sole saresti tu. Invece qui. Dunque, ci rintaneremo in luoghi oscuri dove potrai risplendere. E ce ne andremo lungo i viali, ci vestiremo da spagnoli, con la frusta e gli stivali, canteremo la gioia della vita, e tutto il mondo ci invidierà. Sei antipatico. Perché? Cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? A Parigi e a Torino eri diverso. Perché sei così allegro? Dispettosamente allegro. Non mi sento bene, Pauline. Analizzo ogni cosa come se fosse un dovere, come se avessi una lezione da imparare. Pensavo di distrarti. Hai fatto molto per me, davvero. Mi hai reso contenta. No. Tu non sei contenta. Tu parti per le isole spagnole. Tu vai da lui. E tutto il mondo ti invidierà. Che freddo che faceva nella Cappella Sistina. Hai visto quelle braccia? Hai visto le torsioni di quelle braccia? Ma quello che mi affascina di più è il progetto. Tutta la Cappella Sistina è nel suo progetto. Ma che freddo che mi è entrato perfino nelle ossa. Hai visto? Ma quale orrore può essere portata la vita umana? Quello che loro chiamano dannazione è già presente qui. Sulla Terra. Mi sembra che sulla Terra sia molto peggio. In Siberia. Sì. Certo, in Siberia. Tiralo avanti, più forte, dai! Più forte, picchialo! Picchialo, dai! Fagli sentire la pelle, dai! Più forte! Più forte, dai! Più forte! Dai, buttalo giù! Dai, buttalo giù! Picchialo! No! Più forte! Dai, più forte! Più forte! Più forte! Ricordo la mia prima mattina in carcere. Al corpo di guardia, presso il portone della fortezza, il tamburo batté la sveglia. Ad aprire la casa matta. I forzati si svegliarono e
scesero dai loro tavolacci a lasciar la luce ad una candela di sego, tremando dal freddo. I più erano immusoniti e silenziosi dal sonno. Sbadigliavano. Alcuni si fecero il segno della croce. L'afare spaventosa. Un soffio di pura aria gelida e invernale irruppe nello stanzone. I forzati si affollarono subito intorno al secchio pieno d'acqua. Con l'unico mestolo prendevano l'acqua in bocca e poi la sputavano nel cavo delle mani, lavandosi con essa il viso. Subito cominciarono a bisticciarsi, senza motivo, senza cattiveria, senza meraviglia, come se si trattasse d'un fatto quotidiano, d'un rito, di una necessità del risveglio. In mezzo a fedenti come te. Sì, migliaia di rubli. Te li procurava tua moglie in certe case. Mia moglie era una santissima donna. Che io ho sempre stimato più di chiunque altro. Ah, però... peccato che tu l'abbia uccisa. Era così santa donna. Ehi, tu, lascia stare la mia acquavite. Oh, hai cambiato vestito stamane. Che lungo. Mi scuserete se mi sono messo a filosofare, ma ho 40 anni di sottosuolo. Sono malato. Sono un uomo malvagio, un essere odioso. Penso di avere il fegato malato. Del resto, non so proprio nulla della mia malattia. Prima facevo l'impiegato, ma ora non lo faccio più. Ero un cattivo impiegato. Ero sgarbato e questo mi faceva piacere. Dato che accettavo mance, bisognava pure che mi ripagassi in qualche modo. È una battuta di spirito di cattivo gusto, lo so, ma non la cancello. L'ho scritta pensando che fosse qualcosa di spiritoso, ma ora vedo che avevo solo l'intenzione di darmi delle ali. E non la cancello a bella posta. Quando si avvicinava qualcuno al tavolo in cui sedevo per avere informazioni, io digrignavo i denti e provavo un immenso piacere se mi riusciva di offendere qualcuno. Io non solo non sono riuscito a diventare malvagio, ma niente. Niente del tutto sono riuscito a diventare. Né onesto, né cattivo, né buono, né eroe, né insetto. E ora mi sono ritirato nel mio angolo. E mi sostengo col pensiero inutile e maligno che un uomo intelligente non può proprio diventare nessuno. E che solo gli stupidi possono diventare qualche cosa. Freddy, ti prego, calmati. Sono qui con te. Stamattina portavano una bara. Ci è mancato poco che non piombasse a terra. Cosa dici? Calmati. Ritorna in te. Olina. Olina.
Sono il più sudicio, il più ridicolo, il più schifoso, il più stupido, il più invidioso dei vermi che strisciano sulla terra. Noi sentiamo il peso di essere uomini, uomini con un vero e proprio corpo e un proprio sangue. Consideriamo ciò una vergogna. Ce ne vergogniamo perché vorremmo essere chissà che tipo di uomo astratto. Noi siamo nati morti. E già da molto tempo nasciamo da padri che non sono vivi. E questo ci piace. Ci piace sempre di più. Paulina. Presto vorremmo nascere. Paulina. Da un'idea. Dove sei? Ma basta, non voglio più scrivere. Del sottosuolo.